intitola La voce verde della calma. Sì. Quindi, perché proprio hai deciso di partire col colore verde? Perché i colori della voce, di cui avevo parlato già nel libro precedente, sono il modo in cui noi dovremmo parlare, cioè noi dovremmo abituarci a eliminare le modalità negative e imparare soltanto quelle positive, che può essere difficilissimo per una persona molto rabbiosa, ma si può fare. Una ricerca di un neuroscienziato che si chiama Richard Davidson, pubblicata poco fa, pochi giorni fa, da Tutto Scienze, rivela che la risonanza magnetica funzionale ci dà la possibilità di capire che allenando il cervello alla felicità, il cervello cambia, cioè si creano proprio nuove connessioni neurali. Questo i psicologi lo sanno da molto tempo, è la prima volta che veniva sperimentato scientificamente. E allora perché la voce verde? Perché nel doverci riabituare a un modo di parlare più adeguato, quello che è più utile di tutti è quello della calma e dell'empatia. Perché quando noi siamo rilassati, quando siamo in stato di tranquillità con noi stessi, automaticamente la nostra percezione di naturalezza, felicità, tranquillità, capacità di stare con gli altri aumenta e ci consente di giungere ad altri colori. Quindi passo dal verde per poter essere così rilassato da poter generare tutti gli altri. E quindi la voce verde è poi quella che ci serve di più, perché è quella con la quale noi sperimentiamo gli stati di felicità. Ovvero, è vero che una persona felice è una molto ricca di movimenti, di sorrisi, però in realtà noi siamo felici quando abbiamo assenza di tensioni, quando guardiamo una persona e ci piace guardare questa persona, quando ci perdiamo nelle cose che diciamo, quando siamo a nostro agio, quando viviamo con tranquillità, e questa cosa è la voce verde, quindi la voce dell'empatia, della confidenzialità, quella che ti fa star bene semplicemente perché parli in questo modo e riesci quindi a star bene tu e a star bene le persone che arrivano. Infatti una persona che ci parli con una voce calma ottiene comunque una risposta di avvicinamento, piuttosto che una persona aggressiva che ci dà degli ordini, che invece tende ad allontanarci, no? Volevo chiederti, visto che si sa che la rabbia comunque sia dannosa, ma sia dannosa per noi, sia dannosa in qualunque ambito, quindi dagli affetti, ma soprattutto anche nel lavoro ovviamente, e questa cosa qua la sapevamo già gli antichi. Io mi ricordo dai miei studi al liceo che Seneca scrisse proprio un intero trattato sulla rabbia, le ira, e lui sosteneva una cosa molto, una tesi molto curiosa, cioè che la causa prima della rabbia fosse la speranza. Quindi come dire che ci arrabbiamo perché siamo troppo ottimisti. Ecco, visto che appunto una voce verde, come dici tu, una voce calma, ha un potere curativo, naturale, diciamo, se fosse più una pragmatizzazione di un effetto placebo, secondo te in questo periodo di profondo disincanto e sconforto per tanti motivi, una voce calma ci cura dalla rabbia oppure riesce anche a trasmetterci un nuovo impulso verso la speranza, verso l'ottimismo? È una domanda molto interessante. Secondo me è vera soprattutto la seconda parte di quello che hai detto. La voce della calma ci consente di abituarci a un modo di vivere la vita che ci fa rendere le cose più semplici. Il punto è questo, che la rabbia, oltre ad essere una cosa che veramente noi sentiamo, e quindi è un sentimento, una reazione umana della quale non possiamo fare meno, perché ci sono volte in cui la nostra reazione è proprio quella, non possiamo fare meno di essere arrabbiati. Ma è anche vero che è un modus vivendi, è anche vero che è un'abitudine. Sì. Noi sappiamo per certo che le persone vivono di abitudini. Allora, all'interno delle patologie psicologiche e psichiatriche noi abbiamo una serie di persone, quindi di tipicità patologiche, che si fondano essenzialmente sulla persistenza nel tempo di azioni o pensieri che danneggiano sé o gli altri, o tutte e due. Di conseguenza ci sono persone che hanno patologie psichiche che le portano a essere particolarmente arrabbiate o particolarmente nervose o particolarmente aggressive.
Questo è semplicemente la punta estrema dell'iceberg, dei danni della razza. In mezzo, fra la patologia grande e la calda, esiste poi un range che secondo me affronta, tiene al suo interno il 97% delle persone, che si arrabbiano molto spesso di più di quanto avrebbero bisogno, di quanto sarebbe logico e naturale fare. E si arrabbiano perché guardano la televisione, perché frequentano persone arrabbiate che dicono loro che la rabbia è l'unica cosa con la quale puoi placare le situazioni, perché le ingiustizie sono grandi e quindi bisogna arrabbiarsi, perché se non ti arrabbi non vali nulla. Se non ti indigni non sei una persona per bene, perché come fai a non indignarti vedendo quello che fanno, tutte le roverie che ci sono, tutti i soprusi, no? Noi viviamo in un mondo in cui la persona per bene si deve arrabbiare. Quindi siamo condizionati a fare questo. Ma dico io, la persona per bene che già di solito paga le tasse per gatto, subisce angherie perché non reagisce, che ne so, quando va all'ufficio postale passa per ultimo perché ci sono gli aggressivi che passano prima, poi questo che ha avuto dei problemi si deve anche arrabbiare e rovinarsi il fegato. Beh, vi sembra una cosa corretta? Ma può esserci una giustizia sulla terra per la quale la persona per bene è proprio anche quella che si arrabbia? Io ritengo che sia profondamente sbagliato. Quindi ritengo che la persona onesta, la persona per bene, proprio perché ha dei valori importanti dentro di sé, dovrebbe riuscire ad avere quella capacità di abituarsi a una reazione nei confronti delle cose diverse e di conseguenza non più reagire sempre soltanto aggressivamente, ma sapere che attraverso l'abitudine a un comportamento più caldo dentro di sé e nei confronti degli altri esiste la soluzione per una vita migliore. Dal momento che questa cosa, io so per certo che è vera, perché l'ho sperimentata scientificamente, funziona sui pazienti depressi. La voce verde, la voce che induce calma, porta il paziente a uscire dalla depressione. Questa è una cosa che è stata sperimentata da un'equipe di psichiatri in provincia di Pavia. E di conseguenza perché non farlo tutti? Perché non abituarci tutti a una modalità meno aggressiva? Secondo me questo è anche il modo, tornando alla domanda, Samantha, è anche il modo di far sì che i sogni tornino ad avere una loro verità, perché se io non sono arrabbiato ho la possibilità di avere un mondo molto più roseo e quindi una creatività davanti a me che mi consente di pensare e realizzare cose più belle. Sì, dunque questo codice è un codice, quindi un codice. Si può prendere. Assolutamente, ed è un codice facilissimo, è il codice con il quale tutti possiamo identificare la persona calma, fascinosa, rilassata, tranquilla, buona, onesta, con tutte le caratteristiche migliori della persona gradevole. Una persona del genere avrà un volume alto? No, un volume tendenzialmente basso. Ha un tono acuto? No, tendenzialmente un tono basso, quindi volume basso, tono basso. Il tempo della persona calma, tranquilla, sarà un tempo veloce? No, sarà un tempo lento, cadenzato. Le pause, saranno pause secche? Così come un comando? No, saranno pause allungate. Sarà una persona completamente seria o un poco sorridente? Ovviamente un po' sorridente. Abbiamo trovato il codice. Volume basso, tono basso, tempo lento, pause esitanti, sorriso dolce. Questo è il codice della voce verde. Mettendolo in pratica per 3 settimane di seguito, tutti i giorni facendo esercizi, diventa